che non può andare a corrente, non può avere la presa a casa sua, sennò come fa? È lunghissimo. L'altra invece, bellissima, arriviamo a Gela, e a un certo punto a Gela, mentre camminiamo, arriva un signore con un bambino atto così, gli fa: guarda, guarda, ci sono i picchettini, fagli arrarrare al bambino. Il bambino: fagli arrarrare, sono quelli veri, fagli arrarrare. Fagli arrarrare! Ci scassa la minchia tutto il giorno questo arrarrare. Fagli arrarrare, fagli arrarrare. Sempre in Calabria, siamo a Scilla Cariddi, il posto del genere, conoscete? C'è qualche calabrese qua? Si è congelato. Ah, camminiamo, sentiamo dei passi sempre più veloci. È un bambino che corre, vediamo con la coda dell'occhio, perché io non ce l'ho la coda dell'occhio, non la coda dei capelli. Allora arriva e ci supera e ci guarda. Il bambino davanti correndo, no? Dunque ci guardava e faceva. E noi lo guardavamo, questo bambino. Allora prendo la penna e la cartolina per fargli l'autografo, no? Gli sto dando il bambino. Che era il sono. Lo volevo ammazzare, non ci ha riconosciuto. Aspetta, un'altra. Vabbè, a parte la settimana scorsa Max ha fatto gli anni e ha fatto 45 anni. Si avvicina a me e mi fa: oggi 45 anni ho compiuto, un quarto di vita. Un quarto? 180 anni vivi. Cioè, siamo a questi livelli. Ma un'altra volta siamo in macchina e arriviamo, andiamo a fare una serata, non in un posto così sperduto, ma un pochettino più. Ma che c'è? Dopo mi raccomandate voi a casa. Ah, stiamo andando, c'è tutto, guido la macchina, perché se guido la macchina. E c'è tutto, gli faccio: cacco, c'è la guerra nel Golfo, gli faccio: ma c'è la guerra nel Golfo, ma che guerra? Come la guerra, la prima guerra del Golfo? Ma stanno ammazzando, un disastro, ma tra chi? Tra gli americani e gli iracheni. Perché? Confinano. Cioè, tu dici, beh, dai, tu parli male di lui, non c'è, però anch'io ho fatto qualche figura di mercoledì, l'ho fatta anch'io. L'anno scorso, Miami, alle Bahamas, matrimonio alle Bahamas, chi ha visto quel film? Sei, bella merda. Ho capito, tutti i bambini, bello, genitori, bravi, complimenti. Allora siamo lì, dormivamo, mattina mi alzo per andare a far colazione, vado a far colazione e ho ancora un po' di sonno. Allora rientro in camera. Prima di entrare in camera, davanti alla porta, un granchio di questa dimensione che cercava di entrare nella mia camera. Ma un granchio! Allora ho preso un sacchetto e vabbè, a vedere Chele, che se no mi tagliavi anche le dita, beh. Manderei volentieri a casa di quel bambino. Allora, ma non le dita, il pisello, vabbè, allora ce l'avrà piccolino, dunque il granchio non mangia neanche niente. Beh. Allora, c'è tutto, spingo il granchio dentro in questo sacchettino e lo porto al mare, cioè tipo un'azione buona, no? Allora porto da questo lontano perché va a fanguore. Arrivo, lo metto nel mare e vado via, torno indietro e il granchio mi segue. No, Ciccio, devi andare là. Granchio, devi andare là, non venirmi dietro. Allora prendo il mio sacchetto, lo metto dentro, lo rimetto ancora un po' più là e vado e lui mi segue ancora. No, granchietto, devi andare indietro. Insomma, un'onda l'ha preso in pieno morto. Era un granchio di terra. Cioè, è morto annegato, ho fatto annegare un granchio! Cioè, una cosa allucinante. Poi altre volte, altre serate, sai, si va in giro, si va di qua, si va di là, ancora, ma cosa c'è scuola? Il segreto dell'immondizia. Ah, è Domopac. Al gusto di trota. Ma è sposata? Ah, è sposata, vaffanculo. C'ha già Salumera, lui. Domopac. Allora, una volta siamo andati in un posto simile a questo. Era agosto. In Svizzera. Allora partiamo e andiamo in Svizzera. E a un certo punto guida la macchina sempre, guido io la macchina del Max. Arriviamo, superiamo il valico e ci ferma un gendarme della polizia. 8 di agosto. 8. Fa, ascolta, guarda che lei fa il bullo. Beh, qui la Svizzera è vicina, no? Non è vicina la Svizzera.
insomma, ora fa il bullo perché va in giro con i fen di nebbia. Guardi, la macchina non è mia. Ah, bene, sono 40 franchi di multa. No, ma no, la macchina è sua. 80 franchi di multa. Cioè, qualsiasi cosa, sono 40 franchi di multa. Poi non si possono accendere i fen di nebbia, ma scherzo, ma sta scherzando, è pericolosissimo. E adesso non so, io adesso... Ma guardi, la macchina è sua. Pausa, silenzio. Il Max esce con questa frase. Ma a Varese c'era nebbia. L'8 di agosto! 6.000 franchi di multa! Ne prendevamo 1.000! Si è fregati ragazzi! Ma tutto così, tutte cose. Un'altra volta siamo andati. Ah, è il vento questo, sempre vento. No, un'altra volta siamo andati in un posto che si chiama Merate, che è in Brianza, non so se è qualcuno della Brianza. Ah, allora siete in vacanza, siete proprio pirla, vieni qua in vacanza. Cioè, vieni qua in vacanza, a Merate fa più caldo, ci sono 40 gradi, cioè si dorme nudi, qua ci vuole il kiwi per dormire, il kiwi. Ah, siete delle orsoline, avete trovato quella orsolina. Dico la battuta, il kiwi. Vabbè, allora a un certo punto andiamo in questo posto che è a Merate, chiaramente non sappiamo dove è sto Merate, chiediamo a uno, come si possa arrivare a Merate, perché non c'era il Tom Tom, lì, come si chiama, il navigatore, che è un mio amico della Calabria, l'ha comprato, l'ha riportato dietro perché non capiva l'italiano. Perché ridete? Scusa, non capivo l'italiano, perché a me non capisco tutto. Ma che dici? Non capisco un cazzo. Allora, mi ho detto, perché o c'è la calabrese o non lo prendo. Vabbè, stiamo andando, a un certo punto, gli faccio, ascolta, c'è un paese prima di Merate, so che si chiama Veduggio, chiedi a quel signore lì dove è Veduggio. Allora, tira giù il finestrino. C'è un signore di spalle che sta mettendo la chiave dentro nella portiera e gli fa, scusi, per Veduggio. Si gira che ha un occhio fasciato. Vaffanculo, stanno pronto soccorso, una forchetta di aiuto, bastardo! Ma no, Veduggio! Insomma, un disastro, voleva menarlo, un macello, un tuo uno di quei macelli che tu non hai idea. Aspetta, un'altra, sempre in macchina, sempre il Max, purtroppo non c'è, ma... Le puttanate devi farlo qui. Siamo in macchina, a un certo punto casello autostradale di Milano Nord per andare verso Varese e uno fa inversione di marcia e io lo prendo in pieno. Una botta, cosa ridi? La disgrazia. Lui aveva la R4, la Renault 4 che è fatta di carta, intatta, la mia cosa distrutta. Ci cioè, diceva, deficiente. Ma gli fa, è deficiente, potevi vedermi. Oh, potevi vedere, tu fai inversione di marcia. Io posso perché lavoro qui al casello. Che vuol dire? Adesso uno che lavora in autostrada fa quello che vuole. Allora, discute, il Max si mette tra le due macchine così e le guarda, no? Perché lui non guidava, era di fianco a me. E gli faccio, testimone, e lui pausa, e lui, no, per me è un concorso di colpa. Ma era in macchina con me! Ma ti rendi conto? Queste sembrano barzellette, ma sono vere. Beh, poi ho fatto una figuraccia, io non so se qualche... Tutti sono genitori qua, no? Quante volte avete fatto le figure con i vostri figli, le avete fatte, no? Ma io ne ho fatta una molto terribile, molto, ma molto. Perché mio figlio ha un quarto elementare, torna a casa da scuola. Lui a scuola è un disastro. C'è proprio una cosa tipo, non so, devi studiare Napoleone perché è importante, perché Napoleone è una persona importantissima, lui va via, non mi ha neanche considerato, torna e fa, io da grande farò l'inventore. Perché? Perché vado indietro nel tempo e ammazzo Napoleone, ha scoperto la scuola, bastardo. Già, ha fondato la scuola. Allora arriva a casa e fa, papà, ho preso ottimo in inglese, ho preso, cacchio, bravo, non è, insomma, caspita, ottimo in inglese, l'ho fatto per te, bastardo, l'ho fatto per te, perché tu sei così contento di me, ottimo in inglese, sei contento? Sì, caspita, allora vado nel garage, recupero un disco della PlayStation, tutti i genitori nascondono, cioè compro tutti i regali di Natale, poi ne nascondono a metà, e se vanno bene le cose gli danno 10, no, li portano al negozio, giusto? Allora là gli do il dischetto, lui va via tutto contento, la grande. Allora io sono a casa con mia moglie, stiamo mangiando e gli faccio, ma cacchio, ma ti lamenti di tuo figlio Lorenzo, ha preso ottimo l'inglese, ma non fa inglese, fa francese.
Cioè, questa qua, le altre sono vere, però questa qua ha fatto una figuraccia terribile. Un'altra, sempre mio figlio. Siamo a Riccione che andiamo per strada, si ferma una sera una macchina della polizia stradale, scende e fa: oh, vogliamo fare una foto con te perché tu sei uno, siamo i tuoi fans alla grande. E vedono questo essere di fianco che lo guarda e fa: che lavoro fai? Cosa vuoi fare da grande? Il bambino lo guarda dai piedi alla testa, polizia stradale, da testa ai piedi, e fa: il serial killer. Il serial killer. Allora il poliziotto fa: no, ma anch'io volevo fare il serial killer da piccolo. Perché è stato un attimo di defiance. Questo è mio figlio. Un'altra.